canzone dedicata a tutti quelli che hanno provato il brivido di quando ti dava la patente. A me è successo per motivi personali e anche per motivi personali prima di averla, mi sa che passa. Gli ho detto, ma non guidavo io, era un'altra parte di me. Perché la dottore mi ha detto che c'hai due persone, allora lei dovrebbe levare la persona. È come una bella battuta di uno che diceva, ma la faccio dire alla voce di Mastroianni, perché mi piace, c'è più suono. Dice, ma quando ho smesso di fumare, voi capite, mi sento veramente un'altra persona e quest'altra persona vuole subito rifumare. La cultura, l'intanto, la cultura, che stava con una fica culturale, se siete una ragazza culturale che racconta le cose, poi ti dici che ha letto libri, ma io leggo fica ancestrale, ma che mi frega legge libri. Parto se sennò qui faccio lunga la parte di Camparino, che cosa vedi? Noi amici ci troviamo, ci scoliamo a mezzo al parco, ci parliamo delle cose incomprensibili. E pensieri metafisici ci portano lontano sopra il cielo in fondo al mare in mezzo al blu. Gli sparati delle tue vite loro ma ci girano i coglioni del fatto e la sarà. Quei concetti universali sono quasi sempre quelli che si portano male tra i capelli. A cercare la testa quegli omaggi per calcio proprio disagio scappellamento a destra antane da piozza se che io o giù di gli sparati delle tue vite loro ma ci girano i coglioni del fatto e la sarà. Listen friends, watching my face on a little thing by myself, I'm Johnny Cash right now. So I go out, meet some people, buy some food, and I'm Johnny Cash, you know. Nobody said to me, why don't you fuck off, you're a bothering ass fucking idiot. You know what, I don't mind. John is dead, Bob Rondell is me, and I'm still alive, you know. Poi usciamo nella notte a tirarci alle stelle, che a colpirle sembra che spendono di più. E le nostre auto preservate poi spariscono in ordine del nulla con le chiavi di una punta al bagno sciofetto una BMW. Di sperare nelle tue vite non mi può cedere i coglioni o tra te la sarà budello di qui c'è gente che ha pagato il biglietto allora di romanzo.